Story. Oggi siamo venuti allo Zoom di Torino, il giardino zoologico, e abbiamo prenotato comunque online, abbiamo fatto un po' di fila, forse 20 minuti e non poi... Non venite il weekend comunque, sì. Noi siamo oggi, in settimana. Oggi è mercoledì e c'è tanta gente, c'è questo forse 20 secondi di pace finché non arrivano un altro miliardo di bambini. Sì. comunque... È abbastanza carino, molto dolce, abbiamo solo iniziato il percorso e hanno organizzato anche questo cimitero delle specie estinte che con le lapidi, fa molto più impressione, diciamo. Pedantino. Che è una buona scelta fare così, sì, organizzarlo proprio in questo modo con le lapidi. Mm-hmm. Questo comunque è il regalo di Matteo per la laurea, hai aspettato tanto e poi sei riuscito a scegliere dove vuoi andare, yeah. Cosa vuoi fare. Yeah. Thank you.
dallo zoo Zoom. È stato bello. Molto bello, molto bello. Peccato ci fossero tante persone, che a volte su alcuni tipi di vetrine, tra virgolette, era un po' complesso, ecco, perché sì, poi le persone si mettono le mascherine, sempre la solita storia. Comunque io ho allargato la mia collezione da borsette, così di tela, e di borracce. Dov'è? Dov'è? Ecco la borraccia. Che quella di Parco Natura Viva è verde. Sì. È sterminata. È bellissimo lo stesso. Sei un po' abbozzata nel Grande Anello. Però il parco è molto bello, cioè lo consigliamo tranquillamente. Ci sono un sacco di attività che negli altri posti non ci sono. Che ne so, c'è la possibilità di stare insieme. Cos'erano, caprette? Sì, ci sono tipo delle fattorie aperte, sì, in qualche modo. Sì, in cui tu ci puoi stare, non li puoi accarezzare ora, però comunque ci puoi stare in mezzo, puoi stare in mezzo ai lemuri, per esempio in Parco Natura Viva questo non c'era, quindi ci sono delle attività interessanti, aggiuntive. Sì. Abbiamo visto una capretta che si è precipitata, ha dato una testata a una pecora, poverina, immensa, che stava mangiando. Una pecora immensa. Sì, 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 la capretta era piccola. E da una testata la pecora è scappata, poverina se l'è fatta pure addosso. Che la capretta voleva mangiare il cibo suo. Mamma mia, che infame, casino. Che infame. Che piccolo diavoletto con quelle corna. C'erano i porcellini d'India che molto stavano lì a mangiare. Molto molto bello, sì, c'è questa, che diceva Larisa, quest'isola, diciamo, dei lemuri, dove tu entri e stanno insieme a te, camminano vicino a te, stanno lì. Molto molto bello. Ora dobbiamo trovare la macchina. Come si fa? Boh. Che era là. Convince? Siamo tornati! Finalmente! Perché faceva troppo caldo. Salendo qui, quanta differenza c'era? 10 gradi. 10 gradi. 10 gradi. La macchina almeno così diceva. Mamma mia, qui siamo molto più freschi. Abbiamo comprato solo roba da bere. Siamo andati alla Ipercoppa, abbiamo comprato. Ma come te ne esci? Abbiamo preso un sacco di roba da bere. Vabbè, da bere. E siamo passati. Da bere. Al supermercato. Tu? Che c'è? Al supermercato, ho detto. Ah. Sì, allora siamo passati al supermercato e abbiamo preso un sacco di cose da bere. Perché faceva troppo caldo. Quindi si è capito che avevamo sete. Comunque lo zoo è bellissimo, è di circa 17 ettari, e quindi non è immenso. 17 ettari? Basta, allora. No, è bello comunque. Non è immenso, però è molto carino, molto bello. Ci vorresti ritornare? Certo. Sì. Magari non oggi, che l'ho già visto oggi. Magari a fare quell'aperitivo con le giraffe. Sì. Perché si può fare anche l'aperitivo con le giraffe. Ovvero, si prendono, mi sembra, sushi e i drink. Sushi di giraffa, si intende? No. Ah no? Si prendono sushi e i drink e si mangiano su questa specie di terrazza di una caffetteria che dà su questo, come si dice? Su questo, su questo, sì, territorio dove ci sono le giraffe. E quindi loro passando possono venire da te. Ho visto un sacco di foto dove c'erano sti giraffi con la testa che stavano sopra i tavoli. Dammi il sushi. Dammi il sushi. Quindi molto dolce, molto carino. La giraffa che sta a faccia. Ma chi è il cretino che sta ordinando gli osomaki? Comunque. Comunque mettete mi piace, non facciamo mai questo video finale, stavolta ce lo siamo ricordati. Mettete mi piace, iscrivetevi perché ci teniamo, ci mettiamo un sacco di impegno e di entusiasmo. Sì. quindi condividete, certo, e non fate i meme.